Sono tante le attività con valenza rieducativa e che abbassano notevolmente i casi di recidiva che la casa circondariale di Capanne organizza per i suoi detenuti, dalle attività scolastiche a quelle lavorative, alle attività culturali e sportive, fino alle attività religiose. A queste, da qualche tempo, grazie ad un gruppo di detenuti napoletani, se ne aggiunge un'altra, volta alla realizzazione di presepi interamente realizzati con materiali di riciclo. Il presepe, esposto a Palazzo Grossi in piazza Morlacchi e donato alla città dai detenuti del carcere di Capanne, è stato benedetto oggi da Don Paolo Sciurpa alla presenza del sindaco Andrea Mizzi, dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Calabrese e della direttrice del carcere Bernardina Di Mario. E allora il fatto che questo presepe viene da persone che nella comune immagine magari sono poco raccomandabili è realmente un segno di speranza per uomini e persone che invece e vogliono recuperare e vogliono sentire anche riconosciuta la loro dignità di uomini. I percorsi per il recupero e la riabilitazione di ciascun detenuto, attuato con il contributo anche della comunità esterna, come afferma la direttrice Di Mario, negli ultimi anni sono sentiti come una delle più importanti risposte per il superamento del carcere quale tappa momentanea di una scelta sbagliata. L'attività che hanno svolto alcuni detenuti napoletani che hanno una tradizione storica del presepe e quindi hanno cominciato a fare dei presepi per il carcere durante il Natale. Questo per la verità l'ha fatto un detenuto che si chiama Legnante, un detenuto appunto napoletano. È tutto fatto insomma, a mano con materiali di riciclo e quindi con tanta attenzione, no? Ci vuole parecchio lavoro e precisione, insomma, credo che sia una bella cosa, no? Che hanno voluto fare per Perugia. Quando alcune settimane fa abbiamo avuto il piacere di far visita su invito della direttrice all'istituto, con grande passione ci hanno alcuni detenuti voluto far vedere un po' le loro opere e da lì è venuta anche un po' questa idea, una di queste, sceglierla e metterla nell'atrio del nostro palazzo comunale, ecco, per renderlo visibile anche alla cittadinanza, per rendere visibile per il tramite di questo presepe anche appunto una presenza di nostri concittadini che ecco, vivono in una realtà particolare ma che dobbiamo comunque sentire parte della nostra comunità, quindi credo che sia una bella idea da provare anche nel tempo a perpetuare, per la quale ringrazio veramente di cuore la direttrice Di Mario, perché lei insomma, ormai da sempre dimostra di riuscire ad abbinare e coniugare una grande competenza e professionalità anche con una sensibilità abbastanza insomma spiccata e davvero qualità più che mai preziosa. Oggi è il 31, dove festeggia il sindaco l'anno nuovo? Dove festeggia? Festeggia dove può festeggiare con una frugoletta dei 16 mesi, quindi diciamo in una versione molto, molto tranquilla, sicuramente poi faremo una giratina nel nostro bellissimo centro storico, però quindi tanti tanti cari auguri di cuore a tutte le nostre concittadine e concittadini, soprattutto i più piccini, che davvero possa essere un 2019 insomma, pieno di soddisfazioni ma anche di lavoro proficuo, perché poi le soddisfazioni vanno costruite, ci vuole anche la capacità e la pazienza di lavorarci e allora che siano tempi di nuove sfide, nuovi impegni, nuove motivazioni.